Alberto, è il momento di fare i conti con il presente per tracciare il futuro. Da dove inizio? Cosa faccio? La cosa migliore è prendere un foglio e iniziare a disegnare. Quindi facciamo oggi. Quindi questa qua è la linea di partenza. Start. E inizio a mettere, non so, le mie, diciamo, un po' di caselle. Mettiamo che ho 17-18 anni, quindi okay. Metto studio. Ok. E metto magari le cose positive e le cose negative. Poi, magari ho 17-18 anni, ma ho qualche ambizione di fare un progetto, un lavoro, allora metto lavoro / progetto. E penso anche qua le cose positive e le cose negative. Poi magari penso, identifico un mio talento, qual è la cosa positiva e la cosa negativa. Cioè la cosa che proprio in cui sono negato e quella in cui sono... Sì, oppure magari mi concentro solo in quella positiva, quella che sono negata adesso la lasciamo un po'. Oppure può essere, faccio un altro casella, è magari un progetto per migliorare la società. Ok. Volontariato, tipo. Può essere volontariato, qualunque cosa, magari anche un, non lo so, trovare un modo per risolvere alcune malattie, qualsiasi esso sia. Comunque, la cosa importante secondo me è in maniera assolutamente genuina e onesta iniziare a cercare di identificarsi attraverso, diciamo, 3-4 così ambiti, no? Partiamo dallo studio, nel caso io ho fatto un esempio di uno studente, magari quali sono delle mie ambizioni lavorative, quali sono i miei talenti, quali sono magari la volontà appunto di avere un impatto positivo nella società e inizio, diciamo, a così disegnare. Poi magari, e questa è la cosa più interessante, posso provare a pensare. Questo è il famoso traguardo, e così provare a iniziare a immaginare qualche opzione di futuro, cioè qualche scenario, e vedere, iniziare a capire, ad esempio, se non ho le informazioni per arrivare qua, perché magari mi manca qualche informazione sui futuri lavori, mi do da fare per reperire le informazioni. Ok. Do un piccolo consiglio, in questo passaggio cerchiamo sempre di vedere, di capire la nostra conoscenza del digitale, che è sempre fondamentale per passare dalla linea di partenza, come sono oggi, al traguardo. Non importa se oggi non sappiamo qual è il traguardo, però una volta che è chiara la partenza, una volta che lavoro sul digitale, io sono certo che le informazioni corrette tutti possono trovarle per arrivare poi al loro traguardo. Chiaro, come un business plan però della vita praticamente. La vita va bene, tutto un business plan.